Lei è stato assessore ai lavori pubblici durante la giunta D'Alfonso. Cosa pensa di quello che sta capitando qui al Comune di Pescara con la giunta Masci? Beh, noi ovviamente ci aspettiamo che la magistratura faccia chiarezza e non siamo mai colpevolisti. Certamente il fatto è estremamente inquietante e soprattutto estremamente inquietante la dichiarazione di Masci che cade dalle nuvole di fronte a una situazione che era stata avvertita nei suoi rischi, per carità, non nelle conclusioni. Io non penso che la magistratura abbia cambiato atteggiamento nei confronti di quello che succede. L'attenzione c'è sempre stata e sempre ci sarà. Ci sono state diverse modifiche al codice degli appalti che hanno permesso di molte volte di svicolare e io guardo con preoccupazione alle future modifiche sul codice degli appalti che, togliendo quello che si chiamano lacci e lacciuoli, che sono in realtà forme di garanzia per permettere un maggior controllo sull'operato delle persone, togliendo questi lacci e lacciuoli possa facilitare vie brevi per il raggiungimento degli appalti.